ministri e soprattutto confidando sulla stessa generosità che il governo ha mostrato nei confronti del Comune di Roma, con il Salva Roma, ho consegnato al governo l'elenco delle richieste di Regione Lombardia, l'elenco della spesa. Non sto a illustrarle, ma sono divise in tre capitoli. Infrastrutture connesse ad Expo, sono 6 punti per un totale di 1.623 milioni. Altre richieste finanziarie, per esempio la deroga al patto di stabilità per i comuni lombardi per migliorare i servizi di logistica e recettività, altri 600 milioni, più una serie di adempimenti che il governo deve fare per bloccare opere in corso, per rilasciare autorizzazioni, decreti, eccetera, eccetera, principalmente legati alle infrastrutture, ma anche, ultimo punto, per quanto riguarda la richiesta che ho fatto di un potenziamento dei servizi di polizia, di agenti di polizia. Sono richieste che faccio al nuovo governo, garantendo da parte della Regione la stessa leale collaborazione che abbiamo mostrato in questi mesi, e confido in una rapida e positiva risposta da parte del governo. Ci sono alcune criticità che sono state evidenziate, sulle quali noi siamo disponibili a fare di più di quello che viene richiesto alla Regione, però ovviamente c'è bisogno di un coinvolgimento totale da parte della Regione. Noi siamo disponibili, abbiamo spiegato come fare, sono questioni che riguardano i rapporti più del territorio tra Regione e società Expo, il commissario Sala sa esattamente quali sono le nostre richieste, quindi rimaniamo in attesa e sono assolutamente fiducioso della risposta positiva del governo, perché Expo deve essere completato e deve essere un grande successo per Milano, per la Lombardia e per tutte le regioni d'Italia. Più una lunga lista di adempimenti che il governo deve, si era impegnato a fare e ancora non ha fatto, decreti, autorizzazioni, eccetera, eccetera. Sono soddisfatto dell'impegno del ministro Luppi a costituire un tavolo permanente presso la Regione Lombardia per affrontare e risolvere le criticità e anche del fatto che ha detto i soldi arriveranno, però finché non vedo, garantisco la leale collaborazione della Regione, però ho bisogno di risposte certe e rapide, perché altrimenti non riusciamo a farcela. È ancora convinto che serva un decreto per la Lombardia? Ma non sta a me dire qual è lo strumento. Io confido sulla generosità del governo, visto la generosità che ha avuto nei confronti del Comune di Roma, che mostri la stessa generosità nei confronti della grande Regione Lombardia. Come vede? Sì, certo, l'ho consegnato oggi a tutti i ministri, per oggi manderò lo stesso documento al Presidente del Consiglio Renzi, ovviamente.